Ben ritrovati, Massivi! I videogiochi sono sempre stati un prodotto difficilmente adattabile ad altri medium, ma mentre tra fumetti, libri e serie TV siamo riusciti a gustare anche opere di buona qualità, purtroppo per i film il discorso si complica. Il tipo di narrazione e lo stile dei videogiochi li rende opere difficilmente adattabili al grande schermo, risultando troppe volte in prodotti che nel tentativo di accontentare fan e pubblico generalista falliscono risultando mediocri e tediosi. Fortunatamente esistono rari casi in cui il prodotto ottenuto è stato all'altezza delle aspettative. Ecco a voi quindi i 5 film tratti dai videogiochi che dovreste vedere. Sonic il film. Uscito nel 2020, Sonic il film è basato sul popolare personaggio dei videogiochi Sonic the Hedgehog, creato da Sega. Il film è una combinazione di animazione e live action. Non era facile adattare un videogioco che fa del gameplay veloce il suo punto di forza. Per ovviare a questo problema, gli scrittori hanno deciso di creare una trama originale, in cui il porco spino blu viene trasportato nel nostro mondo e fa amicizia con un essere umano mentre cerca un modo per tornare a casa, scappando dalle grinfie del dottor Eggman, interpretato da un incredibile Jim Carrey. Il film è una commedia d'azione leggera e assolutamente godibile, senza troppe pretese, ma che rende giustizia al personaggio, apprezzabile anche da chi non è fan del franchise. Tuttavia, la trama può risultare prevedibile e ricca di cliché, e il film potrebbe non soddisfare completamente le aspettative dei fan più fedeli del videogioco, oltre che essere a tratti abbastanza infantile. Godibile anche il secondo capitolo, che porta sullo schermo personaggi iconici come Tails e Knuckles. Tetris! Lo ammettiamo, qui abbiamo un po' barato, ma la storia di Tetris non è a sua volta un film tratto da un videogioco? Prodotto per Apple TV nel 2023, il film Tetris parla della storia di Hank Rogers, presidente della Bulletproof Software, e della battaglia legale che l'ha portato ad acquisire i diritti del celeberrimo videogioco, il tutto sullo sfondo della Guerra Fredda. Tralasciando alcune parti palesemente romanzate e alcune citazioni al mondo videoludico a dir poco forzate, Tetris risulta una spy story dal ritmo incalzante che riesce a rappresentare egregiamente le vicissitudini che Rogers ha dovuto passare per ottenere la licenza del gioco. Se avete interesse nello scoprire i retroscena di questa avvincente storia, a patto di riuscire a chiudere gli occhi su qualche americanata della trama, resta un film valido, anche solo per cultura personale. A cena con il lupo, Werewolves Within. Siate sinceri, quanti di voi conoscevano Werewolves Within? Si tratta di un gioco multiplayer per VR, che usa la stessa formula di Lupus in Fabula, quella di Among Us per capirsi, in cui i giocatori devono scoprire chi è il lupo prima che lui possa eliminarli. Nel 2021 Ubisoft Film ne ha rilasciato un adattamento cinematografico e il risultato è sorprendentemente divertente. Più che di un adattamento di una trama di un gioco, stiamo parlando dell'adattamento del concetto, il che ha dato agli scrittori notevole spazio per scrivere la trama. La storia del film ruota attorno a un gruppo di persone che si ritrova bloccato in una remota cittadina di montagna durante una tempesta di neve. Quando scoprono che uno di loro potrebbe essere un lupo mannaro, inizia un gioco di accuse e sospetti. Uno dei punti di forza di Werewolves Within è l'equilibrio tra horror e commedia. Il film offre situazioni spaventose e ricche di suspense, intervallati da momenti comici, creando un mix leggero e piacevole, risultando perfetto sia per gli amanti degli horror che delle commedie. Usando l'espediente del soprannaturale, il film porta in scena anche temi importanti come la discriminazione e la paura del diverso. Se non l'avete mai visto, ve lo consigliamo, anche se non conoscete il prodotto di partenza, potrebbe sorprendervi. Inoltre, si tratta del film tratto da un videogioco con il voto Metacritic più alto. Super Mario Bros. Il film. Prodotto da Illumination, la casa che ha sfornato la serie di Cattivissimo Me, il film di Super Mario prova a far dimenticare ai fan l'obbrobrioso film del 93, riuscendoci in gran parte. Artisticamente e tecnicamente spettacolare, il film racconta di un idraulico del nostro mondo, Mario, che si ritrova catapultato nel regno dei funghi, dove il malvagio Bowser ha rapito suo fratello Luigi e minaccia di distruggere l'intero regno. La trama è molto semplice e lineare, senza particolari guizzi, ma in fondo va bene così, dopo tutto. Chi è che avrebbe voluto una trama profonda da un film su Super Mario? Il target è palesemente un pubblico più giovane, ma strizza anche l'occhio a chi conosce bene i giochi. Infatti pullula di easter egg e citazioni. Scoprirli durante il film è a sua volta un gioco nel gioco che, ammettiamo, ci ha emozionati non poco. Il film riesce nell'impresa di essere rispettoso dell'opera originale senza risultare ridicolo. È assolutamente un must watch per i fan dell'idraulico rosso. Per tutti gli altri è un ottimo film per rilassarsi l'anima con i suoi colori e l'umorismo scanzonato. Detective Pikachu.
Tutti conoscono il franchise dei Pokémon, ma pochi sanno che nel 2018 è uscito uno spin-off su Nintendo 3DS intitolato Detective Pikachu, un'avventura grafica in cui il protagonista controlla una bizzarra coppia costituita da un ragazzo e un Pikachu parlante. Nel 2019 è stato diretto l'adattamento cinematografico, che riprende in buona parte la storia del videogioco. La trama del film segue Tim Goodman, interpretato da Justin Smith, che si unisce a un Pikachu parlante con voce e movenze di Ryan Reynolds per indagare sulla scomparsa di suo padre. Detective Pikachu offre una visione unica dell'universo Pokémon, visto che si tratta di un film in live action con un design dei Pokémon mai visto prima. La CGI è ben realizzata, rendendo i Pokémon realistici e credibili all'interno del contesto del film. Sono stati inseriti Pokémon di varie generazioni in modo da soddisfare ogni tipo di fan. Il film è pieno di easter egg visivi e sonori che non lasceranno delusi i fan della saga. Come difetto, la trama può risultare un po' prevedibile, soprattutto per chi ha giocato il gioco originale. In generale, il film si è rivelato una sorpresa e merita di essere visto da chiunque sia cresciuto a pane e Pokémon, risultando forse un po' infantile per chi non è familiare con la saga, ma la verità è che andrebbe guardato anche solo per vedere Ryan Reynolds interpretare Pikachu. Certo, il mondo dei videogiochi non è proprio il più adatto ad essere la fonte di ispirazione per film grandiosi, ma comunque, come abbiamo visto, qualche esempio positivo esiste. Ragazzi, questo video finisce qui, grazie per averci seguito e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e rimanete connessi con tutti i nostri social, il sito internet, Twitch, venite a trovarci ovunque e mi raccomando ragazzi, un saluto e connessi, aggiornati, massivi!